In primo piano questa settimana troviamo Fiat Doblò nella nuova declinazione 2015, una vettura che non solo conferma il successo nell'ambito dei veicoli commerciali, ma costituisce sempre di più un'alternativa alla monovolume, ideale quindi per la famiglia. Vediamola insieme nel primo servizio di oggi. La sfida in Europa è ambiziosa: passare nella classifica delle vendite dal quinto posto a una posizione da podio. E il nuovo Fiat Professional Doblò Cargo ha tutte le doti per riuscirci. Per esempio, grazie ai tre posti davanti risulta più funzionale, perché può trasportare un piccolo team. La gamma, formata da sette diversi motori, consente di affrontare ogni missione con più efficienza e tagliare i costi d'esercizio. Riprogettato senza modifiche al telaio, permette agli assemblatori di non aumentare i prezzi delle versioni speciali. E poiché l'occhio vuole la sua parte, Doblò Cargo è bello, con un frontale completamente rinnovato, le linee del cofano aerodinamiche, le nuove luci, i cerchi in lega. Aggressivo il listino, che parte da 12.450 euro. Ma Doblò ha due anime, quella Professional e quella Passengers. In sostanza, può trasformarsi in auto per la famiglia in alternative alle classiche monovolume. Fiat ha sdoganato un motto su misura, ovvero Approved by Life, come dire ideale per la famiglia moderna e dinamica. Abbiamo lavorato a un nuovo progetto per soddisfare e migliorare, con un dialogo costante con il cliente, alcuni elementi della vita a bordo, a partire dal quadro strumenti, che oggi è ancora più leggibile, le bocchette del climatizzatore, che sono più ampie e quindi migliorano il comfort climatico a bordo. Abbiamo anche migliorato l'utilizzo dello spazio. Ci sono all'interno di Doblò più di 23 vani portaoggetti, all'interno dei pannelli porta, della plancia, sull'imperiale, nel tunnel centrale. E abbiamo mantenuto intatto quello che è sempre stato il punto di forza di Doblò: la flessibilità dello spazio, che lo pone ai vertici della categoria.